Funziona. Ciao a tutti, scusate il ritardo, prima avevo provato, è la prima volta che avvio io una diretta e insomma ci ho messo un pochino, qualche minuto, dovevo fare delle prove prima, però ce l'abbiamo fatta. E, bene, oggi allora avremo con noi Dea e Grazia, spero che le conosciate, e adesso arriverà tra pochissimo, eccola qui, allora. Visualizza richiesta, vediamo. Vediamo se arriva, se ho fatto la cosa giusta, perché come vi dicevo è la prima volta che lo faccio. Mi sembra di averla provata. Eccola! Vediamo. Ciao! Ciao, dove sei? Ti vedo solo un pezzo. Non Vediamo mi Dea, vedo. però. Io mi vedo però. Mi Sì. vedete? Ecco, sì. Ti vedo un po' scentrata. Tira un po' più su. Ok. Perfetto, ancora un po', ancora un po'. Ok. Vediamo. Allora, vediamo benissimo Dea, almeno io così, poi magari gli altri ti vedono bene, non lo so. Diteci come la vedete tutti bene? Fateci sapere. Allora, come stai? Grazia, ci siamo sentite prima, ho detto, oddio, non riesco a far partire la diretta. Sì, io ero qui che aspettavo. Povera, allora per lei è la prima volta che partecipa a una diretta, in quanto intervistata, diciamo, io è la prima volta che invece faccio l'intervistatrice, quindi emozionate tutte e due. E vediamo Mi tutto vedi? il pelo. Io così così, secondo io ti vedo dal naso in giù, però non so gli altri. Oh, in giù, Sì, aspetta. dal naso in giù. Prova a sistemare il Io mi cellulare. vedo però. Intanto faccio vedere anche Pinta, così conosce Dea perché siamo lontane. Vabbè, mi sa che sia un po' appisolata. Guarda la faccia. Mi vedi adesso? Adesso sì, evviva, adesso ti Perfetto. vedo bene. Perfetto. Vedo anche il musone di Dea. Infatti, in tanti ci hanno chiesto se avrebbe partecipato anche lei, se era pronta a rispondere alle domande. Facciamo fare Sì. le domande a Pinta e risponde Dea. Rispondete. Allora, noi abbiamo anticipato questa diretta chiedendo a chi segue appunto Grazia di fare domande, di inviarle così e quindi risponderai oggi, giusto? Risponderai in questa occasione così chi ti conosce già ha la possibilità di conoscerti ancora meglio, magari scoprire anche qualcosa che ancora non sapeva di te e invece chi non ti conosce ha la possibilità di apprendere qualcosa di più su di voi, insomma. Quindi io parto con la prima domanda, poi chi vuole aggiungere delle domande qua sotto, io spero di riuscire a vederle e quindi te le trasmetto immediatamente. Allora, la prima cosa che ci hanno chiesto, in più di una persona, l'hanno chiesto sia a me che a te, ci sono arrivate, è arrivata la stessa domanda, come hai scelto il nome Dea? Come e perché? Ma in realtà quando dovevo andare a prenderla, prima ho sbirciato su internet, ho cominciato a guardare dei nomi femminili per cani e mi era saltato subito all'occhio Dea, però non era definitivo. Sì. Poi lei da pedigree aveva già un nome, si Com'era? chiama Com'era? Carol White Star. Come? Carol White Carol? Star. Ah, White Sì, Star, wow. Un però un nome un po' troppo. Ti ho detto, guarda, po' ci ho troppo, guardato. poi quando la chiami Carol White Star, vieni qui. Esatto. No, l'abbiamo chiamata Dea. Molto più semplice, Carino, più funzionale. sì. Bello, lo porta bene, direi. Poi un'altra cosa che ci chiedono è se Dea va d'accordo con gli altri cani, con tutti, maschi, femmine, cuccioli, come si comporta? Allora, in generale bene. Poi non so cos'è che la fa scattare, magari con qualcuno, ma non che aggredisce, io la sento al guinzaglio che comincia a tremare e allora me la faccio alla larga agli altri cani che insomma lei non reagisce bene, ma se no, no, va tutto bene. La maggior parte li ignora. In passeggiata se incontriamo delle piccole bestie, proprio quelli piccoli Quelli che piccoli, no? abbaiano sempre, Sì. simpaticissimi. Anche No, Pinta li adora. ma lei gli passa davanti senza neanche guardarli. Però, Sì, una cioè, volta un se li lascia cucciolo. scivolare.
Sì, un chihuahua una volta si è aggrappato ai pantaloni del proprietario. Cioè, come, Giuro, cioè, sì. del suo proprietario? Perché Del era suo talmente proprietario, sì, eccitato che... abbaiava, abbaiava, abbaiava e tirava il guinzaglio. Il proprietario lo tirava e allora lui si è aggrappato ai pantaloni. Si è Ma Dea, sfogato sul proprietario. ma in tutto ciò Dea, cioè, non se l'è filato. Però, beh, abbiamo tanto da imparare da lei. Imparare a farci scivolare le cose, le provocazioni in questo modo non è male. Ma tu la lasci anche libera, quindi... No, mai fatto, mai, Ah. mai, mai, mai. Ma come mai? Perché, vabbè, a parte che avete un giardino gigante, questo sicuramente aiuta. Sì. Ma quando siamo fuori, cioè, andiamo in spiaggia, mi piacerebbe, anche se non c'è nessuno, mi piacerebbe, però tipo timore che, non so, scappa, o magari arriva qualche bambino, lei va passa per i bambini. Ci vuole giocare, però non, visto che Dimola è abbastanza grande, ho paura che magari per giocare lo butti a terra. Insomma, preferisco tenerla a guinzaglio e averla sempre sotto controllo. Non ho capito, perché com'è che gioca? È un po' Ma è un manesca nel po'. gioco. No, magari salta, cioè, sai, involontariamente, non apposta. Certo, È un po' è abbastanza fisica. importante. Quanto Come pesa? Te lo... vedete. Però 36 kg, l'ultima volta era 36 kg, sì. Quindi pensate, se prendo un bambino di 6-7 anni, gracilino, magari certo. vuole saltare addosso per giocare, o butta a terra, cioè, non mi sembra il caso. Anche se con quelli piccoli piccoli è di una dolcezza e delicatezza, cioè si avvicina Cara. piano piano, li annusa, cioè è un amore. Che tenera. È più giocherellona con quelli un po' più grandi che magari la vedono, il cane, e corrono. E allora lei lì si Certo, beh, scatena. la stimolano un po', certo. Però 36 kg, pensa, Pinta, che sembra con tutto questo pelo anche lei, pesa 22. Cioè, è proprio una bella differenza, eh? Cavoli. Sarebbe Sì. bello farle incontrare prima o poi. Beh, tra l'altro per chi ci segue, sappiate che questa è la seconda volta che io e Grazia ci vediamo, perché abbiamo fatto una prova, ci conosciamo da anni ormai, ma, e ci sentiamo spessissimo, anche lunghe telefonate, Io ti vero? conosco da fan, ero una Da tua fan fan, di grazie. sì, da quando ho preso Dea 4 anni, Che perché grazie a pensa? quel video, sì, io gli ho insegnato un Grazie. bel po' di cose. Sì. Adesso è anche il libro che ti ho Esatto. mandato, dedicato a voi. Oh, grazie. Non era preparata, giuro, giuro che non era No, è preparata. perché ce l'ho vicino. Bene, perché l'ha messo sotto al tavolino, quello che si muoveva un po', no? L'hai messo sotto. No, cioè... Scherzo. no. E quindi appunto abbiamo detto: ma come ci vediamo per la prima volta in faccia quando facciamo la diretta? No, dai, sentiamoci un attimo prima. E così abbiamo fatto una videochiamata e ci siamo emozionate lì. In realtà, oddio, Vero. che forte. E quindi questa è la seconda volta. Bene, bene. Vediamo poi che altre domande ci hanno mandato. Ah, ok. Volevamo sapere come si comporta in passeggiata. Cioè, cammina bene a guinzaglio, tira, si ferma ad Allora, lei annusare ogni ha cosa. quei primi 2 minuti appena scende dalla macchina in cui ha fretta, no? Tira, ha fretta di vedere dov'è, di annusare. Dopodiché si rasserena e cammina al mio passo tranquillamente. Sembra Poi, bella pacciosa lei, no? Sempre bella, una sì. tranquillona. Poi in base alle persone che incontriamo, se a lei piacciono, allora lì comincia a tirare perché vuole la carezza. Lei è sempre alla ricerca di carezze. Ok. All'inizio tutti. Era una tragedia uscire con lei, perché ogni persona era una sosta. E poi immagino, c'è cioè una peluscione come lei, non ti puoi non fermare, no, a carezzarla. Guarda, c'è cioè quella che mi è rimasta in più nella memoria, una volta siamo andati a Taormina. Era piena di turisti, prima del Covid, ovviamente. Ovvio. Piena di turisti. Per farla tutta, che poi non è grandissima, poi noi la conosciamo, non, cioè, non è che
Cioè, ci siamo stati un sacco perché ogni persona doveva fermare ad accarezzarla. Alla fine, quando stavamo tornando in macchina, una signora, posso accarezzarla? No, morde! Se non ne potevo più, te lo giuro! Ci credo, no, morde. No, mi ricordo anch'io quando era piccola Pinta, cioè che dovevo inventarmi qualcosa, perché non era una vita, non potevi fare una passeggiata che fermavano continuamente. Ma all'inizio poi... sai, anche piacevole, magari le prime due, tre, quattro persone. Certo, però... certo, esatto. Solo che anche proprio per il cane non è... bisogna tutelarlo, insomma, in qualche modo. No, la ricerca. Quindi... la ricerca. Sì, sì. A me infastidiscono i bambini. Non per i bambini, ma perché si lanciano. La vedono peluscio. Certo. Si lancia. Allora, per fortuna Dea... è buona, quindi cioè, mai si è azzardata a fare qualcosa di avventato. Però i bambini si lanciano, che bene, l'abbracciano, faccio Dio! Sì, più che altro quello. Magari bisognerebbe fermarli un attimo prima, dire no, non abbracciarla, mettiti così, fatti annusare, perché sennò... cioè, giustamente per tutelare entrambi, non solo il bambino, ma... tutte e due. Poi per fortuna, lei è bella, le piace, esatto. Lei è bella robusta, più che altro non è per i bambini. Certo, certo. Che forte. Vediamo poi cos'altro. Io stavo cercando di guardare intanto qui i commenti, ci salutano in tanti, anche dalla Francia, eh? Tu sei seguita dappertutto, vero? Il suo profilo, la si chiama Dea Alaska Malamute, appunto, per chi non conoscesse, Dea è un bellissimo Alaska Malamute, avete visto prima solo il suo testone. Io vedo, ciao Daniela, vedo qualcuno che conosco, vi saluto. Sì, infatti, infatti, se vedi qualcuno. Ecco, vedi che non ero solo io a vederti così, adesso leggo, si vede con la testa tagliata. Ma anche adesso? No, no, adesso sei perfetta, ti vediamo bellissimo. Ok. Però appunto vi ho detto, dovete essere pazienti perché è la prima volta per tutte e due. La prossima volta saremo bravissime. Ok, allora vediamo, andiamo avanti con le domande. Quanto tempo dedichi alla cura del suo bellissimo pelo? Ma in realtà non tantissimo. Mm. Allora, quando è in muta la spazzolo anche 3-4 volte al giorno. Mamma mia. Perché noi facciamo comunque sessioni lunghissime, perché poi lei dopo un po' si stufa. Quindi facciamo 5 minuti alla volta, tolgo un cuscino, poi un altro, insomma piano piano togliamo tante piccole. Ma quando non è in muta, una volta al giorno, una o due, insomma, non... comunque ha un pelo, sì, molto morbido, tranquillo, nessun tipo di problema. Prima di te avevo un mare in mano, una tragedia. Tutti i cani piccoli ti piacciono? Io sono amante dei non che quelli piccoli, non mi fraintendere, quelli piccoli non sono cani, però mi piacciono quelli proprio col muso grande. Grosso da pacciare. Piaciuta con belle Sebastien, cioè, e quindi sì, mi piacciono i cani grandi. Prima ho avuto un pastore tedesco e poi ho avuto Max, il mio maremmano, e poi... Cavoli, Dea. Quindi da sempre cani. Cosa? Da sempre cani, quindi. Sei cresciuta con i cani? Da quando mi sono sposata. Perché i miei genitori assolutissimamente no cani in casa. Mm-hmm. Quindi poi quando mi sono sposata... Ti sei sfogata. Tutti cani grossi, più grossi possibile. Beh, anche sono fortunata che ho un giardino, quindi... Sì. Sì, ho visto. Quando ti arrivavano i lapilli dell'Etna, ho visto il terrazzo pieno. Mamma mia. Per fortuna. Ti invidio per tutto il resto, per il bel posto in cui stai, ma in quel momento ho detto, vabbè, poverina. Allora, qui ci scrivono, ho una Shetland e non essendo un cane molto conosciuto, tutti ogni 3 secondi mi fermano. Sì, quindi anche, appunto, quei cani un po' particolari, poi a maggior ragione... No, ecco, questa te la dico anche, la scambiano tutti per un husky. Sì, ovvio, perché l'husky Malamute non è così conosciuto.
bello questo Aski Malamut. Ne ho sentito dire. Questo Aski Malamut, una nuova questo razza. Questo l'hanno anche sentito dire, non lo so, ma sì, sì. No, beh, sono bellissimi nomi fantasiosi che vengono fuori ogni tanto. Naschi difettoso. Naschi difettoso. Sì, perché non ha l'occhio azzurro. Ah, ok. E quindi, come mai vai, cioè, ha questo difetto? Non è un difetto. Sì, ne abbiamo uno anche qui in quartiere di Alaska Malamut, i miei bimbi rimangono sempre la bocca aperta perché è proprio, beh, un cagnolone, no? E comunque veramente anche un suo fascino, devo dire, qualcosa di ancestrale, bello, bello. Io non la conoscevo proprio come razza. E com'è che sei, che l'hai conosciuta? Allora, era andato via da pochi giorni Max, il mio maremmano, e da lì ogni volta che... E mi riaggancio a una domanda che mi è stata fatta ieri nei commenti. Sì. Perché sì, avevo fatto un post dove ho detto quanto ero fortunata ad avere Dea nella mia vita. E allora magari, sai, qualcuno dice non ti affezionare troppo perché poi i cani non hanno la stessa vita di noi umani. E avevo perso Max, come avevo perso prima Ulisse, la prima cosa che dico è basta, non voglio più cani. E poi, insomma, è un periodo un po' difficile per tante cose. E il figlio che era cresciuto con Max, insomma, non stava tanto bene. Da lì abbiamo detto, ok, forse la compagnia di un nuovo cane ovviamente non può rimpiazzare, però può portare gioia, porta sempre gioia. Certo. E quindi ci siamo messi a cercare, no? Sai, gli annunci, ci sono cucciolate, regaliamo un cucciolo. Allora, mio marito, beh, lui voleva un cane tipo da guardia, no? Un po' così. Mio figlio cercava un cane un po' giocherellone. A me non mi interessava tanto. Io ho detto, guarda... Voglio un compagno, così. No, ma io gli avevo dato solo delle direttive, no? Delle regole. Io ho detto, maschio, non so perché, ero vista da uno dei maschi, io volevo un maschio. Non avevo mai avuto una femmina, e quindi ero convinta che volevo un maschio. Pelo corto, perché con Max sempre a pettinarlo, sì, no? Sì. C'era una tragedia. E, più piccolo. Più piccolo. Questa volta lo volevo taglia media, non lo volevo grande grande. Io ho detto, ti hanno ascoltata, quindi, vedo. No, non c'è. Maschio, pelo corto. Quella sera non siamo riusciti a metterci d'accordo. Si era fatto tardi, ho detto, guarda, basta, poi lo cerchiamo domani. Mi sono messa io al computer lì domani mattina e vedo questo annuncio, questa foto, no? Ultima cucciola. E ho detto, oddio, ma è troppo bella, io la voglio. Ottimo, quindi hai fatto quello che io sconsiglio sempre, di adottare così sull'onda dell'emozione. Sì, però no, però prima di chiamare, io prima ho visto la razza, mi sono andata a guardare... ci sono dei documentari meravigliosi sull'Alaska Malamut, cioè io mi sono innamorata anche del carattere, parlavo di un carattere dolce, e lui ha detto, Dio, il cane cioè, fa per me. Allora, prima ho chiamato mio marito, che era al lavoro, senti, io avrei trovato il cane, però è femmina, è grande, e ha tanto pelo. Quindi sei stata tu alla fine. Sì. Ho capito. Tu sei convinta. A posto, loro hanno accettato, sì, volentieri. Sì. Mamma mia. No, che tra l'altro mi ricordo un tuo video, forse era un reel, in cui appunto spazzolavi Dea. E, cioè, meraviglioso, io sono rimasta lì a guardarlo non so quante volte, perché poi quando spazzoli il cane che fa la muta dà una gran soddisfazione, non so a voi, e quindi quando togli quelle ciocche di pelo che vengono via così è proprio, ti fa stare bene, no? Sì, e quindi sì, mi guardavo questo tuo video bellissimo, e vabbè, ho visto che tra l'altro è diventato quasi virale perché evidentemente in tanti si sono ritrovati nella stessa situazione.
Beh, qualcuno dice che non vede Dea, la vuole vedere, non so se è la possibilità, dove si è infilata. Vieni qua, vieni, vuoi biscottino? Vieni qua, sali su. Ecco che la Vediamo se ci corrompe. vieni qua, sali su, vieni. Guarda, se no basta dare un narcotico al cane, vedi? Così, eccola Dea. Lei, no, lei. Guarda che Vieni meraviglia. qua, Con vieni quella qua. linguona, sempre la lingua fuori. Sì. Qualcuno chiede anche dipinta, sì, che è qua, vedete. Muore, Ma visto che lei prova oramai vita. è ormai Guarda che prova vita. abituata. Dicevo che io le do il comando, dormi, no? E vedi, quindi segue la perfezione. Dormi. Dormi. Ecco. ma ci vogliono anni di allenamento, eh. Non è che in una diretta. L'Alaska Malamute a testa dura, quello sì, è una testona. Cioè, Sì, prima sì. che viene la devo chiamare almeno 3 volte. A meno che dico una parolina magica che adesso non posso dire perché non posso alzare. Ok, vabbè, poi ce la dirai, ce la scriverai da qualche parte perché voglio saperla. Diciamo che stanno in mezzo al mare. In mezzo al mare. Cosa c'è in mare? E i pesci? Ah, Esatto. sì, ah, perché le piacciono i pesciolini. Quindi tu la chiami e le dai come premio. Sì. Ah, ma te pensa. E sì, questa cosa me l'ha detta quando sono andata a prendere il suo primo proprietario, diciamo. Mi ha detto: puoi prendere le alici rifresche, poi le surgeli a una, le metto in un vassoio, separate una a uno, e sto gelato stesso se la mangia. Incredibile, cioè questa è una cosa che prendete appunti perché quando il vostro cane non ritorna, un'alice È uno snack sano, senza sanissimo, controindicazioni, assolutamente, non ha cavoli. complicazioni. E super efficace. Vabbè, grazie. Oramai dice la mamma mi chiama, però finché non dice la parola magica io non torno. Dove si trova, trova, corre come una pazza. Basta che dico quella parola lì. Fantastico. Vabbè, ci credo. Bene, vediamo altre domande che erano arrivate. Allora, una domanda tecnica, cioè con cosa scatti le tue foto? Effettivamente sono sempre molto belle le tue foto. Ci vuoi dire qualche segreto? Non so. Ma non sono proprio una professionista. No, però è un profilo di qualità, sicuramente. Quindi vedendolo dice che belle foto. È anche Grazie. omogeneo nel suo Bravo. insieme. Ho una reflex Canon. Scatto con quella lì. È una 70D, se non mi sbaglio, 750D, adesso neanche mi ricordo. Questo, Ok. io scattavo con un cellulare, ma perché le scattavo per me? Più che altro le foto, cioè, io non ero molto social, cioè non lo sono forse neanche adesso. Instagram neanche il cellulare. Vabbè, che tra me e lei, io prima, com'è che non parte la diretta? Ma ansia totale, perché era 21.05. Ok, quindi dicevi, scusa, ti ho interrotto, che non eri molto digitale. Ma Sì, poi? poi ho cominciato a scattarle delle foto, ho visto che piacevano e allora non era più solo il mio piacere, era anche quello degli altri e allora ho voluto migliorare un po' la qualità anche delle mie foto. Però non sono Ma passata subito alla macchina fotografica, eh. Ho cambiato cellulare perché io avevo un cellulare dell'anteguerra. Quindi prima ho cambiato il cellulare e poi dopo ho comprato una macchina fotografica. Brava, brava, ma hai, non so, studiato un po', perché io con una reflex non saprei molto come usarla, a dire la verità. Hai studiato un po' per imparare, non so, le varie, la Allora, profondità di campo, queste cose qui, luci. adesso darò una perla di saggezza. Vai. Una cosa molto tecnica che solo i fotografi potranno capire. Scatto in modalità automatica. Non male. E tutti staranno tirando dietro chissà cosa.
Guarda, io ho provato a studiare gli ISO, il diaframma, i tempi di scatto, ma cioè, Troppo. Modalità no, no. automatica, assegnate, quindi non fate costosi corsi. Scherzo. Però, da autodidatta, ovviamente ho seguito dei corsi online, queste cose così, ho imparato a usare Photoshop, ok, non benissimo, però No, diciamo che però. aiuta molto poi nell'editare le foto. Sì, abbiamo visto a volte fai delle cose carine, divertenti, cioè si capisce che ci ha messo la mano, ma non sono quelle cose fatte un po' così, una roba appiccicata all'altra, cioè no, sono molto, sono fatte bene. Cioè, con Photoshop devo dire che si vede che ci hai studiato. Mi provo, ci provo, ma perché più che altro su Instagram, cioè non è che sono una fotografa e quindi devo vendere le foto, vendo un messaggio e uso la foto, quindi anche se la foto Certo. non è super perfetta, cioè a me interessa che comunichi qualcosa, è il Sì. messaggio che deve arrivare. Assolutamente. Intanto, se avete altre domande, scrivete le curiosità che vi vengono in mente perché riesco a leggere. Mi sembra che riesco a fare due cose in una volta. Ecco, vedi, adesso uno ha scritto: "Buh, per noi fotografi la modalità automatica non deve esistere neanche." Comprendiamo effettivamente, cioè poi si Non ci vede riesco. la differenza, si vede nel senso quando uno è proprio fotografo, cioè la qualità è esagerata. Ma Noi io lo ci specifico sempre quando arrabattiamo. sono una fotografa. Ma poi si vede anche dalle foto, insomma, non è che non si vede, quindi non c'è bisogno anche che lo dico. No, vabbè. Però ti fanno i complimenti, le foto sono bellissime, sembrano un sogno rappresentato, che bello. Ma Ah, forse anche perché vabbè, tua idea, avete sempre uno sguardo così innamorato che effettivamente sì, è sempre molto dolci le vostre foto. Che emozioni ti dà Dea? Hanno appena scritto. no. Metto a Emozioni piangere. contrastanti. No, solo No, positive. so. Non mi fa mai arrabbiare. Bravo. No, è brava. Cioè, Sì. ma No, neanche se me la dimentico anche. ma si vede effettivamente che è proprio una bonacciona. Sì. Quindi occhi a forma di cuoricino. Sì, ma guarda, io ci credo a questa cosa che i padroni e cani si assomiglino, cioè noi ci siamo pigliate, cioè lei ha scelto me, ma alla fine cioè, ci siamo scelte a vicenda, veramente, siamo uguali, abbiamo questo carattere bonaccione, Sì, è vero, anche tu. sì, credulone, cioè siamo un po' così, è vero. Beh, adesso è arrivato un altro messaggio. Ah, per me, questo. Ho comprato il tuo libro oggi, non vedo l'ora che mi arrivi. Grazie, grazie mille. Spero che ti piaccia. Poi vediamo. Allora, mi stanno chiedendo, no, è arrivato quest'altro messaggio. Come vivete la situazione Covid in Sicilia? Com'è da voi? Io sono a Milano, quindi probabilmente la situazione è un po' diversa. Ma adesso siamo ritornati arancioni. Ma siamo stati, cioè il mio comune quantomeno è stato rosso. Io non esco di casa, quindi non ho idea di come sia il mondo fuori, sinceramente. Cioè, faccio le proprie cose strette e necessarie, la spesa, vado, mascherina, tutta incappucciata, ritorno a casa e quindi. Certo. Eh sì, qui c'è più movimento. Tipo, io oggi ho dovuto prendere la metro, così due mascherine, disinfettante e tutto. Io accompagno mio figlio a scuola, niente mezzi pubblici, ma sto a casa, non lavoro, quindi cioè, me lo posso permettere. La mattina sì, accompagno e poi lo vado a prendere. Certo. E Com'è il stanno facendo. rapporto tra Dea e tuo figlio? Ottimo, direi. Cosa Allora. fanno? Sono compagni di giochi? Come. Sì, no, loro si capiscono abbastanza bene. Ed è l'unico della famiglia che lecca in faccia, perché sa che a me dà fastidio. Ok. Anche se quando siamo proprio vicine vicine ci prova, giusto? Però non, cioè, in genere non lo fa. Con mio marito proprio, cioè, neanche ci prova. Invece lui se lo slinguazza tutto, perché
In caso che lui non gli dà fastidio. Appena possono, ero. Ne approfittano alla grande. Quanti anni ha tuo figlio? Nelle foto forse è apparso qualche volta, vero? Raramente, un paio di Forse volte. Una uno o due volta. all'inizio, ma perché lui è timido come me? Anzi, io adesso, dai, ce Hai la sto fatto facendo. passi da gigante, ragazzi, questa Dai, diretta, guardate, dopo 4 anni soffertissima. di Instagram, la prima diretta, dai, ce la posso fare. Esatto, dai. Beh, sono passi anche questi, insomma, non è da tutti, perché ognuno ha il suo carattere. E quindi chi è timido, insomma, non è facile parlare davanti a tante persone, ragazzi. Sì, Beh. ma sì, vai. Vediamo, vediamo. Ecco, quanti anni fa hai deciso di aprire il tuo profilo Instagram? Quando ho portato te a casa, Quindi poco perché dopo? ovviamente, ma quasi subito praticamente, sì, 4 anni fa, Ah, quindi. l'ho portata a casa, che lei è nata a maggio, l'ho portata 2 mesi dopo. Dopo 60 giorni, 62 giorni, quindi verso luglio, era luglio, Vabbè, luglio di quindi hai 4 anni. cominciato a fare le foto a raffica praticamente e poi hai detto, No, ma ma che belle, perché, cioè, perché quando uno è un cucciolo così poi si mette a fotografarlo, fai foto, video 10.000. non so, i cani che avevo prima, vabbè, non avevo il telefono, cioè il telefono che i cellulari di adesso, anche se il mio era vecchio, però aveva una fotocamera. Quelli che avevo prima, quando avevo gli altri cani, non avevano fotocamera, cioè, quindi non gli facevo foto. Con lei mi sono sbizzarrita e io dicevo, che bello! Gli ho creato proprio il profilo a lei, ma non con la cosa che devo diventare, che ne so cosa, cioè, non sono diventata niente, però l'ho fatto per me. Sì. Ah, Diciamo che dopo una settimana, 2 settimane, cioè forse in 2 settimane avrò fatto tipo 1.000 follower. Ho detto, Dio, ma che è? oh, io faccio una fatica, ragazzi, a aumentare. Lei invece. Vabbè, adesso anche io sono ferma. È stato all'inizio, forse perché era cucciola, o perché magari 4 anni fa Instagram funzionava in modo diverso da oggi. Sì, beh, Oggi. c'è. Alla fine sono cambiati spessissimo gli algoritmi, tutte queste cose qua. Poi, ovvio, chi è magari iniziato nel periodo giusto, prima, quando erano in pochi a utilizzarlo, ovviamente ha avuto un vantaggio da questo punto di Ma vista. Poi dopo, quando c'erano già tutti, è 4 anni stato fa diciamo che ce più. Sì, n'erano tante comunque persone, ce n'erano già però tanti, diciamo sì. che a livello cane si poteva considerare nicchia ancora. Cioè, Sì. ora no, perché ce ne sono tantissimi, ma ai tempi era avere un profilo dedicato al cane si poteva definire una nicchia. Infatti la maggior parte mi venivano dagli Stati Uniti, dall'America, no? I follower. Perché lì invece già ce n'erano tanti profili dedicati ai cani. In Italia non tanto, Sì. Arriviamo non era neanche tanto capito. sempre un po' dopo. Sì, Bisogna esatto, poi guardare al mercato dopo. estero per capire come funzionano le cose. Sì. E infatti molti di quelli che allora poi sono diventati i miei follower, avendo anche loro i cani, hanno cominciato a fare anche loro la stessa cosa. C'è chi fatto dei bei numeri, c'è chi ha abbandonato definitivamente, cioè non è più neanche, cioè non usa più neanche Instagram, perché non è semplice. Certo, Magari la è un lavoro, motivazione, certo. sì, e la motivazione te la dà la gente, no? Magari vedi che piace quello che fai, commentano, e allora sei motivato, hai detto ok, faccio foto, ma se lo fai solo per te stessa, cioè non hai il vincolo, dice ogni settimana metto 3 foto, cioè metti una volta al mese, diciamo, no? Certo. Ma ti scrivono in tanti, ti chiedono magari, ti scrive anche chi ha un Alaska Malamute, magari ti chiede qualcosa sulla razza o chi vorrebbe prenderlo e vuole Sì, sapere un po' com'è il carattere. tanti. A volte mi chiedono anche se vendo cuccioli. Assolutissimamente no. Se faccio accoppiare Dea, assolutissimamente no. Sì, Quindi magari ti sta forse. dicendo che Dea è ancora libera. Attenzione, che questa è una notizia importante.
Possono arrivare richieste. Molti pretendenti, sì. Vero. Sì. Però la mamma è difficile, deve approvare prima. No, ma allora, prima di lei, cioè lei è il mio primo cane con pedigree, ok? Mm-hmm. Non è stato ricercato. E capito, io ho visto una foto, mi sono innamorata della foto e poi, insomma. I cani che avevo prima erano comunque il pastore tedesco era un meticcio. Il maremmano mi era stato dato da un pastore, figurati, no? Che c'è proprio i mamma e papà di Dea stavano con le pecore di Dea, Max. Sì. E quindi non è che mi interessava tanto, per me era la cucciolata, ti regalo un cucciolo, no? Non lo andavo a comprare. Da quando sono entrata nel magico mondo degli Alaska Malamut, invece, ho conosciuto i puristi. Ok, e da lì ho cominciato a capire che, insomma, per far coppiare i cani bisogna fare determinate analisi. Esami, certo, oh. Accertamenti, sì. Ti hai detto, non fa cosa per me, non è cosa per me. Io, guarda, no, non ho mai fatto accoppiare i miei cani e sì, non sì, credo che... Sono anch'io di No, questa no. Idea. Non voglio questa responsabilità. No, certo, io penso che ognuno debba fare il suo lavoro, quindi ci sono, se uno ha il cane di razza, ci sono gli allevatori che lo fanno seriamente, facendo appunto una serie di visite specialistiche per vedere, non so, l'esenzione di patologie oculari, genetiche, all'anca e via così, cose che un privato... Non so se fa tutto ciò, quindi ci vuole una certa competenza anche per questo. Se no... C'è un certo costo per rientrare, poi a quanto li devi vendere sti cuccioli? E poi magari c'è 9 cuccioli, devi trovare a chi darli, cioè, no, Essere no, sicuro delle persone a chi va in mano, assolutamente, esatto. No, 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 no. Se mai vorrò un altro Alaska Malamute, lo prendo da un allevatore, no, no. Certo. Anche se l'idea di un cucciolotto suo. Tu ti piaceva l'idea di averlo tu, ecco. Lo so, immagino. No, ma non. E senti, visto che ti ho già tenuto abbastanza, facciamo l'ultima domanda, visto che non ce ne sono altre, nel senso che tanti ti fanno i complimenti, sia a Dea che a lei piacciono molto le foto. Allora, idee e progetti per il futuro. Poi, tra l'altro, scusa, mentre ci pensi, dovrò capire come si conclude la diretta, perché io l'ho fatta partire. Tu sai come si conclude? Boh, no. Schiaccerò forse quella X che c'è in alto a destra. Perché se qualcuno lo sa, lo scrivo qua sotto. Ecco, bravo. E tu hai fatto le dirette io, no? Quindi... ma sempre come intervistata, quindi non l'ho mai gestita, capito? Bravo. Vabbè. E come dico. Quindi idee e progetti per il futuro. Un progetto a breve, proprio brevissimo, è il cambio armadi. Cambio armadi. Che dovevo farlo già qualche giorno. No, scherzo. No, con Instagram è tutto al di là di Instagram, Sì, magari ti svegli, vai a dormire che magari non... normale, una giornata normale, poi magari domani ti arrivano le mail che ti cambia tutto, oppure un'idea, qualcosa, ma non... cioè, al momento no, nessun tipo di segreto, niente. Ok, nel caso ci farai sapere. Ma queste... cioè, poi questa segretezza ogni volta, non... prima di fare questo non si può dire niente, ma allora, cioè, meglio non dirlo, no? Magari che poi lanci il sasso, no? E poi ti nascondi la mano perché metti un'ansia, cioè, per me so così, presto hanno novità, ma cosa? Cioè, dillo quando è pronto. È dire creare la suspense, si dice, no? Suspense. Sì, fra poco ci saranno novità, seguiteci, lo so.
Grazie a tutti, guarda, ci salutano tutti quanti, siete stati molto carini a stare con noi in questo primo nostro esperimento e ci ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata, ci siamo conosciute meglio io e lei e siamo contenti che siete stati con noi. Vuoi dire qualcosa a chi ci ha seguito? Ma grazie, grazie sempre. Io ringrazio sempre, anche quando mi mandano i messaggi. Cerco di rispondere soprattutto e scrivo sempre grazie, perché è bello, no? Sì. Ti Quando, cioè, come avere tanti amici. Bello, fanno sentire la loro bello. vicinanza, assolutamente. Grazie, Grazie a tutti, allora un bacione. grazie. Adesso io qui chiudo e spero di riuscire anche a salvare la diretta, vediamo se ce la possiamo fare. Un abbraccio, grazie e ci sentiamo presto. Ciao cara, Ciao! ciao a tutti, ciao ciao.